Panna cotta cremosissima, pomodorino dolce, tarallo croccante, sapidità del pesto col grana padano. Raga, l'olio non vi ispira? A me è anche più di un dolce. Spacca! Amici di Chef in Camicia, io sono Giulia, la mente piperita, ed oggi facciamo insieme una ricettina molto bella che secondo me sorprenderà i vostri ospiti. Facciamo una panna cotta al grana padano DOP. Possiamo aggiungere sopra qualche ingrediente che la renda bella sfiziosetta. Ci facciamo un bel pesto fresco, un po' di pomodorini, qua ce li abbiamo belli colorati, e poi ci mettiamo anche qualche briciola di tarallo. Come prima cosa ho riempito una ciotola d'acqua dove andremo ad ammollare la nostra gelatina. L'acqua, mi raccomando, deve essere fredda. Resterà in ammollo giusto il tempo della preparazione della panna cotta. Sarà l'ultimo ingrediente che aggiungeremo. Ci vorranno 5 minuti circa. Come base per la panna cotta ci serviranno panna fresca, latte, grana padano grattugiato, sale e pepe. Andiamo quindi a grattugiare il nostro grana padano. Mi sono preparata due porzioni, questa la utilizzeremo per la panna cotta e questa per il pesto che andremo a fare dopo. Ora ci spostiamo sui fuochi e cominciamo la nostra base, panna fresca e latte in pentola. Aggiungiamo il formaggio, pizzico di sale, pepe e portiamo a bollore. Fiamma lenta, mi raccomando. Cosa importante, mescoliamo sempre, fiamma dolce, perché dobbiamo far sciogliere delicatamente il nostro grana. Quindi non abbandonate il vostro povero pentolino, stateci dietro, coccolatelo, girate piano piano. Ci vuole poco tempo, abbiate pazienza. La cucina alla fine è anche amore. Io che dico di avere pazienza, io che non ho pazienza. La nostra base è pronta, la togliamo dal fuoco. Ultimo passaggio, aggiungere la colla di pesce. La strizziamo bene, mi raccomando, e la inseriamo in pentola. Cosa importante, aggiungiamo la colla quando il composto è bello caldo, perché si deve sciogliere bene, non devono rimanere i pezzettini. Ho preso gli stampini, 4, perché avrò degli ospiti a cena stasera. Consiglio utile per una panna cotta al grana perfetta, colino, perché così non rimarranno tutti i grumi che poi si vanno a depositare sul fondo. E versiamo il composto dentro gli stampini. Li riempio tutti fino quasi al bordo, tanto non dovranno cuocere, quindi non straborderanno. Adesso andranno in frigo per circa 4 ore, però controllate che siano ben sode, potrebbe volerci anche meno. Mentre aspettiamo ci prepariamo un bel pesto fresco. Gli ingredienti li sapete già, usiamo aglio, pinoli, grana padano, pecorino, tutti e due grattugiati, ovviamente basilico e sale grosso. Io ho scelto di rimanere sul classico con un pesto genovese, però potete usare quello che più vi piace, ad esempio uno di pistacchi ci sta da Dio. Io ho questa bella piantina, ci prendiamo un po' di foglie, importante per far sì che la piantina continui a produrre foglie è staccare il ciuffetto e non foglia per foglia. La ricetta tradizionale prevede di utilizzare il mortaio, ma siccome noi non facciamo mai le cose seguendo tutto perfettamente alla lettera, ci semplifichiamo la vita e utilizziamo un frullatore, tanto ce l'avete tutti in casa. Mi raccomando, lavate bene le foglie e asciugatele bene prima di utilizzarle. Inseriamo il basilico nel frullatore e aggiungiamo poi tutti gli altri ingredienti. I pinoli, aglio a cui avremo levato l'anima, grana padano, un bel pecorino saporito, un pizzico di sale. Un trucchetto per mantenere bello vivido il pesto quando lo facciamo nel frullatore. Un semplice cubetto di ghiaccio. Aggiungendolo manterrà bello verde il colore delle foglie. Raga, l'olio! Vabbè, dai, nulla di grave, comunque si rimedia. È un ingrediente fondamentale di questa ricetta e noi ce lo siamo dimenticati. Ovviamente usate un buon olio, in base all'olio che utilizzerete, un po' più delicato, un po' più forte, cambierà il gusto del vostro pesto. Ok, il mio pesto è pronto, io l'ho fatto bello formaggioso perché mi piace così. Guardate un po' che bel colore che ha. Come ultima cosa, prima di impiattare, ci tagliamo un po' di pomodorini, li ho scelti belli colorati. Li condiamo con un goccio d'olio, sale e un po' di pepe per dare un po' di sapore in più. Dopo 4 ore la nostra panna cotta è pronta, i pomodorini si sono insaporiti, il pesto di basilico l'ho messo qua dentro perché voglio provare a fare un bel impiattamento, chicca, taralli da sbriciolare sopra.
Io uso quelli senza glutine, voi utilizzate quelli che preferite. E adesso arriva il dramma, togliere la panna cotta dallo stampino. In realtà è molto semplice, basta scollarla un po' con un coltello dai bordi. Poi avete due opzioni, immergerla per qualche secondo nell'acqua calda oppure girarla e fare un buchino sopra. L'ho accoltellata più che un buchino. Sbattiamo un po'. Ci mettiamo i nostri bei pomodorini a dare colore, il pesto al basilico profumatissimo e poi qualche briciola di tarallo. Foglioline di basilico sopra, che spettacolo! Non vi ispira? A me è anche più di un dolce. Spacca! Panna cotta cremosissima, pomodorino dolce, tarallo croccante, sapidità del pesto col grana padano. Dovete assolutamente rifarla per stupire doppiamente i vostri ospiti. La prima volta perché farete una panna cotta salata anziché dolce, la seconda volta perché ha un sapore che spacca e sicuramente non si dimenticheranno facilmente.